Bentornatemi ombre nella seconda parte della missione Semi del passato. Andiamo a cercare Demetra. Questa mi sembra nuova. Squarciamento ardente, debole contro... vabbè, acqua. Purtroppo a parte le trappole idriche non ho nulla. Possiamo affrontarle o aggirarle? Decidi tu. Aggirarmi? Nah. Questo è un foratello, infatti. Allora. Ho sbagliato il tasto per lanciare il sasso. Oh. Ormai. Addio alla copertura. Ecco. Che cacchio, ho sbagliato. Ho sbagliato il pulsante. Maledizione. Mettiamo questa. Non serve a niente. A posto. Ci ha pensato lui per noi. Questa è bella attivella, mi sembra. Allora, qui di solito. Questa va sempre bene, però. Non ho tirato tutte le macchine presenti nella zona, maledizione. Non credo che ci andrà a finire contro, però ce l'ho messo lo stesso. Ma cosa è spiccato? Quel colpo lì da schivare è veramente difficilissimo. Ok. Non fatemi arrabbiare voi. Ora arriviamo, con calma. Si poteva fare di meglio, ma insomma. L'ingresso del complesso sembra bloccato. Un condotto. Forse posso aprirlo. Dobbiamo salire. O si può fare anche da qui. Mi sa che è meglio salire. Se trovo un buco. Ecco qua. Deve esserci un altro modo per entrare nella struttura. Ah.
Sono dietro di te. Boom. Chiuso. Forse potremmo usare quel portello per terra. È come quello che abbiamo usato prima. E ci sono anche delle console. Ma sono irraggiungibili. Resta qui. Vedo cosa posso fare. Serve una chiave per questa serratura. Qualcosa ci deve essere, se no siamo fregati. Benissimo. Oh, c'è uno spazio là dietro. Aha, mi servirà. Scorte. Non si muove. Non è quello giusto. Ce ne frega. Ecco fatto. È un sistema di trasporto di qualche tipo. Lo puoi muovere fino a me? Direi di sì. Così tu ci salti sopra e io ti faccio arrivare fino alla console. Esatto! Dov'è lei? Ferma! Lasciami solo... Ce l'ho fatta! Un applauso. Aspetta. Bene. Tutto tu. Salto. Ce l'ho fatta! Sono alla console. Aspetta. Ci sono dei dati. Molti. Ma è tutto bloccato. Qualcosa impedisce l'accesso. Se non lo sblocco, la mia missione qui è fallita. Alva, ti aiuterò come posso, va bene? Ma prima andiamocene da qui. Sì. Dobbiamo aprire il portello. Vediamo. Bene. Sblocco un'unità di stoccaggio. Dentro deve esserci una cella d'energia. Poi cerca di entrare nella stanza del generatore. Va bene, comincio. Devo spostarlo. Ho la cella d'energia. E ora nella stanza del generatore. Qui c'è questo, ma non credo ci serva in questo momento perché... Cercherò da un'altra parte. Infatti, come cacchio facciamo a portarlo di qua? Perfetto. Sparisci, splendi fiamma. Aloy, la prossima volta mi avverti prima di... fare esplodere una parete? Ci proverò. Bene! Le porte hanno di nuovo energia. Ora puoi raggiungermi. Arrivo! Come ti raggiungiamo? Qua. Bene,
Dobbiamo azionare le console simultaneamente per aprire il portello. Io vado all'altra console. Tu resta qui. Io sono pronta. Sei pronta? Al 2. 1, 2. Avvio test di vulnerabilità spina adamantina, numero 12C15. Bene, dobbiamo andare lì. Campo magnetico attivato. Conversione biomassa avviata. Cosa? No, 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 no. Come si spegne? Sicure disinserite. Impossibile annullare. Che cos'è? Come finì il mondo. Test completato. Integrità strutturale spina adamantina inalterata. Che cosa abbiamo visto? Alba, vediamoci giù. Ti passo un file, d'accordo? Registro Olmo, credo sia martedì. Il 2? Non importa. Una nota per la fine del mondo. Il massimo dell'ironia. Abbiamo creato la conversione della biomassa. Cibo infinito per macchine infinite. E ora lottiamo contro il tempo per capire come procurargli un'indigestione. Beh, funziona. Le macchine non potranno cibarsi delle spire. Ma faremo in tempo a usarle? Dio, lo spero. Non riesco a capire. Gli antenati furono annientati. Il lascito non lo dice? L'era delle ceneri. Ma molti dei dati al riguardo sono perduti o proibiti. Beh, hanno creato macchine che hanno divorato la vita. Come hai visto? È un miracolo che ci sia qualcosa. Non voglio saperlo! Non sono qui per questo! Io voglio la sapienza degli antenati per salvare il mio popolo, non conoscenze proibite sui loro peccati! Devo trovare qualcosa di utile, qualcosa da portare indietro! I supervisori mi puniranno. O peggio, morirà della gente. Ti rendi conto? La mia famiglia. Mia sorella. Aveva 14 anni quando sono partita, era già scheletrica. Moriranno di fame. Alva. Alva. Capisco. Credimi. È difficile da spiegare, ma noi due abbiamo lo stesso obiettivo. E se riuscirò, al tuo popolo non servirà alcuna sapienza. Le cose, beh, si aggiusteranno. Io posso anche crederti, ma la mia gente no. Devo riportare indietro qualcosa. Bene. Alla stazione Test Edera, se capirò come eliminare quei tralci, allora potrò accedere al nucleo dati. Quello che cerco è lì. Sono certa che se lo prendo, ci darà accesso a tutti i dati custoditi in questo posto. E avrai qualcosa da riportare a casa. Non sono sicura di capire. Ma ogni segreto ha le sue tortuosità. Un divinatore persevera. Va avanti. Ti seguo. Muoviamoci.
La stazione test Edera non è lontana. Ok. Ok. Labirinto. Ma la via per la verità non è mai diritta. Allora i fiori di metallo, ciò a cui i dati si riferiscono come le spire adamantine, avrebbero dovuto fermare il disastro che provocò l'era delle ceneri. Una domanda, ma tu sei di queste parti? No, io... ho vissuto a lungo molto più a est. Oh, anche tu hai fatto molta strada, allora. Qui sotto è freddo e umido. Ci siamo. Non è la scala che abbiamo fatto prima? Spero di no. Bene. Okay. Cerchiamo di entrare nel campo di prova. Ho un brutto presentimento come se ci sarà qualcosa di... terribilmente cattivo. Quella deve essere la stazione test Edera. Beh, ecco, le risposte che cerchiamo, spero. È così... calmo. Già. Oh! È una di quelle macchine! Può diventare invisibile! Alla bestia! Dobbiamo farla fuori per entrare nella stazione test. Grazie. Ci sei? Sì. Sarò così! Devo il controfuoco. Allora, fuoco, qualcosina abbiamo. Che è tipo, ok, una balestrina. Cavolo. Sono tantissime bacche. Facciamo... mettiamoci così, ok. Fuoco la sta piano piano distruggendo. La mia amica sta facendo... no, sta facendo... non è una guerriera. Visto che è spaccato questo. Tornato.
danno. Vado, 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 vado. Oddio, ho mangiato qualcosa che mi ha aumentato la vita, ma non l'ho recuperata. No, sì. Ok. Ma no, in realtà spara anche lei. Qualcosina fa, dai. Andata. Con sé un fiore di metallo. Beh, è servito. Adesso possiamo entrare nella stazione Testa Edera. Bene. Quello... lasciamolo lì. Ma... è tipo schiattato? Vediamo se possiamo lootare. Ci sono sicuramente altre bacche, ne ho vista una lì, però va bene. Andiamo, faremo senza. Qui dovrebbero esserci dei dati utili. Che poi posso fare anche così. Confido che il tuo focus veda molto più del mio. Oh, interessante. Che cosa? La quarta stazione test. Salice. Pare che sia sott'acqua. Ah, dovrò ricordarmi di esplorarla. Questa console funziona ancora. C'è dell'altro. È finita, è tutto finito. Le spire funzionano. E Cavell ha trovato il modo per distruggerle. Scaricando una chiave in codice nel baccello si sviluppa un enzima che induce le spire a divorare se stesse dall'interno. Ma è tardi. Le proiezioni del comando US Robot vedono il tasso di riproduzione superare la velocità di lancio dei baccelli del 375%. È troppo, io... Forse ce lo meritiamo. Me lo merito per ciò che ho fatto qui. Non mi resta che... attendere l'evacuazione. Quindi i loro sforzi furono vani. Ormai era troppo tardi. Almeno abbiamo il modulo software che hanno creato. Dovrebbe eliminare i tralci prodotti dai fiori di metallo. Mi serve un banco da lavoro per installarlo nella lancia. Ce n'è uno al nostro campo. Oltre la prossima stanza c'è una via per tornare indietro. Go. Sega tralci, eccolo qua. È la quarta stazione di collaudo che mostrava la mappa. Sembra allagata da parecchio tempo. Qui. Dobbiamo arrampicarci. Dietro di te! Possiamo scendere con la fune. Ah, certo! Facile! Oppla. Eccomi. Ma è meglio affrettarsi. Creiamo. Facciamo anche un po' di pozioni, assolutamente. Una. Ok.
Qui niente. Ho rincontrato i e adesso? Adesso raggiungiamo il nucleo dati. Come stavo dicendo, non so come hai fatto a sconfiggere così tanti soldati da sola. Ma è meglio affrettarsi. Dopo aver incontrato i selvaggi, il nostro tenente ha chiamato i rinforzi. Arriveranno momenti. Giusto. Ci siamo. Ecco il fiorellino. Spero che il nuovo modulo funzioni. Questo è quello che avevamo già preso prima, quindi non so perché. Vabbè. Il fiore è sbocciato. Vediamo se il software funziona. I tralci si stanno sfaldando. La porta è libera. Quindi adesso quei fiori lì vanno ad aprire porte, tu? Stanno tutti così, penso. Luoghi segreti. Bello. Portiamo a casa Demetra. E vai, ecco Demetra. Demetra. Torniamo a casa. Da Gaia. Missione della vita. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Override principale attivato. Ripristino codice originale della funzione subordinata di Metro. Cosa hai fatto? Il mio focus non ha mai reagito così. Ho trovato dei dati speciali che tu non puoi leggere, ma impedivano l'accesso al nucleo. Ora puoi collegarti al server centrale. Tutto quanto. Ti porterai qualcosa indietro. È così. Centinaia di archivi, quasi tutti relativi all'agricoltura. Servirebbero anni di analisi. Ma non abbiamo abbastanza tempo. Prima hai detto che anche tu... Alva! Cessate il fuoco! In nome degli antenati, fermatevi! Venite! Ecco chi avete attaccato! Quella lì ha ucciso i nostri soldati! Solo quelli che hanno sparato senza guardare. Non è una selvaggia. Lei mi ha fornito i dati che volevamo. Venite, guardatela! Non vedete? È Elizabeth Sobek in persona! Un'antenata rinata! Signora! L'antenata va riportata indietro! Sono gli antenati a dare ordini, comandante, non certo il contrario! Le mie scuse, dottoressa. La nostra fede è forte, ma non tutti conoscono il lascito come dovrebbero, a quanto pare. Sentito, la signora. Abbiamo i dati. Voi due, con me. Con gli altri, ci vediamo a riva per tornare ad approdo. C'è poco tempo. Avranno molte domande. Anch'io ne ho. Voi sapete cose sul passato. E sulla Sobek, suppongo, ma... Ti prego, devo sapere. Tu hai detto che abbiamo lo stesso obiettivo. Quanto ci vorrà? Non saprei. Qualche mese. Allora sei la nostra speranza migliore. Vai fino in fondo. Mi hai aperto gli occhi su molte cose. Per questo ti ringrazio. Ma ora devi andare. Ci rivedremo. Presto torneremo ad approdo del nascito. Per te può essere pericoloso, ma... Intanto dimmi come arrivarci. Il nostro approdo è a nord-est della città sommersa. Le correnti sono impetuose nell'arcipelago e l'unico approccio è da sud ed è sorvegliato. Vacci solo se non hai altra scelta. Signora, partiamo o no? Ti prego, vai. Se ti trattieni ancora qui, proveranno a portarti con noi e non finirebbe bene per nessuno.
come dice Alva. In ogni caso devo portare Demetra da Gaia. Ma prima potrei raggiungere quel collo lungo che ho visto nella foresta. E ora posso usare il segatralci sui fiori di metallo che ho trovato prima. Molto bene. Allora, penso di poter già utilizzare il viaggio rapido. Vediamo. Mia base qua. Esatto. Viaggio veloce, senza kit, perfetto. Rimettiamo le cose al suo posto e vediamo un po', perché a questo punto Gaia dovrebbe avere abbastanza potenza per prendere il controllo di Efesto e riportarlo dalla nostra parte. Non sarebbe male, no? Anche se non sarà il nostro unico problema, a quanto pare. Però... Gaia. Sono felice di rivederti, Aloy. Vedo che hai recuperato Demetra. Ecco a te. Grazie all'acquisizione di Etere, Poseidone e Demetra, la mia densità di elaborazione euristica è aumentata molto. Ora dovrei essere in grado di assorbire Efesto. E per fortuna, abbiamo già un piano per entrarne in possesso. Incoraggiata da Varl, Beta ha analizzato tutti i dati a disposizione su Efesto. La sua espansione è impressionante. È troppo grande per essere trasmesso, e il tuo kernel non è in grado di contenerlo. Pertanto deve essere posizionato in un luogo collegato fisicamente con me. Un luogo con due nuclei dati. Due nuclei? E dov'è un posto del genere? Gemini. Un calderone abbandonato, nel deserto a ovest. Poiché l'attività sismica ha interferito con la costruzione, sono stati assemblati due nuclei dati. Lo so dov'è. È vicino al lanciardente. Dovremmo portarti fin laggiù. Ho elaborato il progetto per un mezzo di trasporto adatto, nonostante sia poco pratico. Saranno necessarie due persone per portarmi a Gemini. Verrò io. Appena mi installerete sul primo nucleo, richiamerò Efesto sull'altro nucleo, intrappolandolo. Dopodiché avvierò la fusione. Tuttavia, per costruire questo mezzo, avrò bisogno di notevole assistenza. Puoi farlo tu? Io suppongo di sì, ma non può funzionare. Gli Zanit ti troveranno. Minerva non può nascondere la tua posizione. È corretto. L'assorbimento di Efesto produrrà un cospicuo picco d'energia, facilmente rilevabile da chiunque ne sia in grado. E se ci fossero più picchi d'energia per confondere gli Zenith? Se Erend, Zo e Cotallo andassero in altri calderoni e producessero dei picchi, quello di Gemini sarebbe nascosto? Elaboro. Tattica potenzialmente efficace. Con l'aiuto di Beta riusciremo a costruire dei generatori di impulsi portatili. Ve l'ho detto, non può funzionare! Ho fatto una prova. Efesto ha escluso l'autorizzazione Alpha dal suo modulo di accesso. Non potrete catturarlo. Ci servono credenziali migliori. Ma non esistono! L'autorizzazione Omega di Faro. Quella che usò per eliminare il database Apollo e uccidere gli Alpha. Ma per ottenerla dovrai trovare Tebe.
il bunker in cui si rifugiò prima della fine del mondo. E nessuno sa dove sia, neppure gli Zenith. Sapevano solamente che era a San Francisco. Basterà per trovarlo. Alva, la divinatrice Quen, ha detto che la sua gente ha una base ad approdo. Si appoggiano lì per cercare dati a San Francisco. Lei può aiutarmi. Mi sa che dovrò andare a ovest. Intanto, costruisci il trasporto e i generatori di impulsi? Ci proverò. Le fornirò tutto il necessario. Alva dice che i Quen usano un traghetto per andare e venire dalle rovine di San Francisco. È lì che devo andare. Ancora più a ovest. La tomba Aloy, di Faro. Sono riuscita ad aprire un'altra stanza nei pressi dei server. Ricevuto. Intanto la base si ingrandisce. Nuovo punto abilità, ok. Voglio solamente vedere qua. Dov'è la nostra zona? Guarda che roba. Ok. Un traghetto, quindi suppongo ci sarà dell'acqua qua, in qualche modo. Ok, va bene. Direi che per questo episodio è tutto. Ci rivediamo nel prossimo. E oh mio Dio, se ho voglia di andare avanti. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link tra cui il messaggio di trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.